las murallas. Va a comenzar la única justa de las batallas. No duele el golpe, no existe el miedo. Quítate el polvo, ponte de pie y vuelves al ruedo. Y la presión se siente. Espera en ti, tu gente. Ahora vamos por todo, te acompaña la certeza. Mira, mira, Santa Legua, porque esto es África. Mira, mira, guaca, guaca, mira, mira, Santa Legua, porque esto es África. Preparato a parlare perché per la verità ho fatto una giornata di difficoltà nel viaggio enorme, quindi sono un pochettino stressato da questo viaggio un po' lungo. E sono contento intanto di una cosa, della premiazione che raccolgo, ma sono contento soprattutto delle parole che sono state dette circa i meriti per questo premio, quello di assomigliare a una persona come era stato Mancinelli, che io all'epoca già giocavo a calcio, era importante, conoscevo, e quindi essere considerato una persona per bene come lo era lui mi fa molto piacere. Che uno smetta di soffrire sulle panchine. Io ho 71 anni, quindi diciamo che è giusto non finire bene. Io mi diverto adesso, faccio il direttore tecnico lì a Gubbio, abbiamo vinto il campionato, siamo venuti in C1, è divertente così, faccio il calcio per passare le giornate, non più per fare i professionisti. Io ricordo le figurine dei calciatori con Simoni, giocatore del Genova. Quanti anni sono passati e quante squadre sono passate da Gigi Simoni? Ma io ho fatto 20 anni il calciatore e 34 anni l'allenatore. Quindi se devo stare dietro a ricordare tutto è un po' difficile. Comunque ho fatto una carriera lunga in tutti i sensi, sono contento di quello che mi è successo e ho fatto quello che volevo nella mia vita. L'evoluzione del calcio negli ultimi anni e soprattutto questa nuova generazione Mourinho e il dopo Mourinho? Oh, c'è un ritorno all'antico più che... Cioè io quando allenavo venivo spesso criticato, no, anche applaudito qualche volta, però criticato per il gioco, io giocavo molto in contropiede. E c'è un ritorno al contropiede, vedi Mourinho che è uno che è il numero uno al mondo, dice lui, e però gioca in contropiede, quindi non vedo che il calcio sia cambiato, c'è un piccolo ritorno, c'è una squadra solo che gioca per il possesso di palla ed è campione del mondo, e gli altri, però non vedo cose nuove, d'altra parte il calcio ha le stesse regole, gli stessi comportamenti. Non può essere diverso, dipende, migliora un po' la qualità del lavoro, la qualità tecnica, la qualità fisica, però poi è sempre uguale. Qual è la squadra che è rimasta nel cuore di Gigi Simoni? Ce n'ho diverse, devo dire la verità. Ce n'ho diverse perché in tutte le squadre io ho vinto 11 campionati di Serie B fra allenatore e giocatore, quindi 11 anni che sei venuto via con la gente che ti applaudiva o che era contenta di averti visto lavorare, quindi sono stato bene quasi dappertutto, farei più in fretta a dire quelli nelle quali non mi sono trovato bene, però il Torino è la mia squadra perché sono nato nel 39 e nel 49 c'era il grande Torino che poi morì
nella disgrazia di Superga, e quindi sono di fede granata per tutta la vita. Poi le altre, faccio il tifo per tante squadre, delle volte mi scontro un po', però devo fare così, insomma. Cosa deve cambiare nel settore giovanile di adesso per poter riemergere con la nazionale? Cambiare, bisogna fare le cose seriamente, bisogna fare le cose con serietà e insegnare calcio e non pensare ai soldi e farlo per il divertimento e la passione. Il calcio è la dura legge del gol, fai un gran bel gioco però, se non hai difesa gli altri segnano e poi vincono, loro stanno chiusi ma alla prima opportunità salgono subito e la buttano dentro a noi, la buttano dentro a noi. Da queste foto io non lo direi, che di tutta sta gente solo noi siamo rimasti uniti senza fotterci mai. Sull'amicizia e sulla lealtà ci abbiamo puntato pure l'anima. Per noi chi l'ha fatto, chi per noi lo farà. Quanti in questi anni ci han deluso, quanti col sorriso dopo l'uso ci hanno buttato. Si alza dalla sedia del bar chiuso, lentamente ci scoglie all'improvviso, dice voi. Ce la mettiamo tutta, insomma, e forse quando ci danno qualcosa del genere significa che qualche cosa l'abbiamo, un piccolo passo l'abbiamo fatto. Speriamo di continuare così. La qualità che non deve mai mancare in un allenatore. Ma guarda, sarebbe retorica dire la tecnica, la tattica, però oggi il ragazzo ha bisogno di avere fiducia. Fiducia, se hai i meriti per poter farlo, è una conseguenza, ma la fiducia deve essere alla base di qualsiasi, penso non solo calcistica, ma anche a livello diciamo nei rapporti con extra calcistici. Se poi ci sta una qualità dentro il ragazzo, penso che questa è una cosa che si sposi benissimo con il nostro mestiere, insomma, di educatori calcistici. Però io penso che dare fiducia a un calciatore, a un ragazzo, è la cosa fondamentale. Simoni ha detto una cosa importante, lui al di là di fare allenatore, di imparare la tecnica, ha detto che cercava di capire la persona, il ragazzo, l'uomo, quello che c'era in ogni giocatore. Chiaramente se uno poi ha la capacità di mettere queste cose insieme, tanto meglio, però adesso è importante riconoscere prima di tutto l'uomo, il ragazzo, e poi cercare di tirare il meglio da questo, anche perché poi per esperienza personale prima o poi una possibilità ce l'hai sempre nella vita, il famoso treno passa, poi sta a te saperlo scegliere oppure sarci sopra. A me non fa altro che piacere, anche perché io ho conosciuto Mancinelli, è stato mio allenatore quando avevo 15-16 anni. Mi chiamava ragazzino all'epoca, però era una di quelle persone che nonostante aveva una buona personalità non ti metteva mai in soggezione. E io ho un bellissimo ricordo di lui, perché con lui ho fatto le prime panchine in Serie C. Non ho giocato perché ero ragazzino, avevo paura di giocare, lui una partita voleva fare anche giocare, quindi io non dissi niente e finì così. Certo che adesso fare calcio cercando di rimanere umili uomini è abbastanza complicato, il sistema ti prende e ti mangia, e regalare queste cose ai ragazzi di adesso è un po' più complicato. Però noi cerchiamo di essere prima di tutto delle persone fuori dal campo, perché io ho imparato in 30 anni di pallone giocato e adesso allenato, che il calciatore può passare, però l'uomo alla fine deve rimanere, quindi il messaggio di stasera è passato, penso anche abbondantemente. Celebriamo un nostro allenatore, un nostro collega che è stato Mancinelli. Era una persona che io ho avuto modo di conoscerlo, nonostante che c'era un'età diversa, era quello che sapeva di tutti gli allenatori, di tutti i giocatori della Basilicata e anche dei paesi limitrofi. Poi quando c'è una premiazione dei colleghi e una premiazione così ampia, è sempre una cosa bella. Noi come associazione, grazie al presidente Passarella,
ci teniamo tantissimo, non a caso è alla quinta edizione e ci siamo ripromessi che finché abbiamo la forza di portare avanti questo premio. Gli anni passati ci sono state altre personalità del mondo calcistico, quali De Canio, il giornalista Variale, quest'anno il mister Gigi Simoni. Ci può anticipare chi sarà il prossimo personaggio? No, guarda, noi comunque alla fine facciamo delle valutazioni nel consiglio direttivo per trovare la persona che più si addice al premio, quella come persona umile, persona, quindi nell'arco dell'anno cerchiamo di individuare la persona e chi ci dà anche la disponibilità, perché abbiamo avuto anche in qualche occasione non rifiuto, però che non potevano venire. Invece con Mister Simoni abbiamo trovato subito ci ha dato subito l'ok, è venuto e siamo molto contenti perché il premio Mancinelli arriva ad hoc con Simoni. Cosa si sente di dire ai suoi colleghi? Ma di continuare su questa strada. La cosa importante è sempre quella che io con il mio collaboratore Cicchetti cerchiamo di su ogni campo che andiamo, che è quello di prima di tutto di cercare di creare gruppo dei ragazzi, cercare, noi siamo educatori prima di essere gli allenatori, quindi poi alla fine se si fanno delle cose organizzate con una programmazione fatta bene, alla fine i risultati vengono. Quello che noi familiari pensiamo di questa manifestazione, siamo felicissimi, siamo contenti del ricordo, che questa è una frase che ho già detto in un'altra circostanza, ma che mi piace ripetere. Credo che sia stato Foscolo il quale ci ha lasciato questa frase. Il ricordo è un'opera meravigliosa. Vi ringrazio. È una manifestazione che va soprattutto intesa come sotto il profilo sociale, al di là di quelli che possono essere poi i risultati da un punto di vista sportivo. Tant'è vero che noi diamo il premio sempre a un allenatore al di là di quelli che sono stati i suoi risultati sportivi, ma per quello che ci ha dato, ci ha trasmesso come uomo, perché ritengo che il calcio oggi come oggi non stia dando un bel segnale, un bel messaggio, insomma, e credo che noi andiamo alla ricerca di questi personaggi, e credo che oggi abbiamo dato il premio al numero uno di questi valori, soprattutto umani. Quindi ancora un premio che, oltre a premiare la parte tecnica, premia le qualità e i valori morali, quelli che erano rappresentati da Mancinelli. In effetti la parte tecnica è del tutto secondario, dal punto di vista primario diamo questo aspetto qui, soprattutto l'aspetto sociale. Come avete visto c'erano anche tanti bambini e quindi noi abbiamo degli obblighi nei confronti di questi bambini di dare un messaggio positivo al di là di quello che danno i media oggi come oggi o dà il calcio professionista. Il premio Beatrice Volpe della RAI. Nicola Senatore di 105 TV. Premio che devo condividere sicuramente con tutti quanti voi che mi avete dato una mano, tu Gianfranco Cataldo, Remo Fedullo, poi tutti coloro che hanno collaborato con me, vale a dire da Michele Pellegrino a Fabio Miceli, Teodoro Bellotta, Salvatore Carano, Mimmo De Jacopo, poi Maria Rosaria Senatore, Giuseppe Senatore e tutti quanti quegli altri che danno una mano per puro senso del dovere, soprattutto verso il calcio del settore giovanile. Questa è la cosa importante. Stiamo crescendo grazie anche a 105 TV, però dobbiamo fare ancora di più e io ringrazio l'Associazione Allenatori della Basilicata per questo premio. Nicola, quindi quali sono le prospettive per l'anno prossimo? Cosa ti aspetti da questo prossimo campionato calcistico valdenese e cilentano? Cercheremo di seguire ancora di più altri campionati, cercheremo di dare sempre di più e soprattutto saremo presenti grazie al vostro aiuto in tutti quanti i campi calcistici.